La ricchezza geologica dell'altopiano del Calisio è conosciuta fin dall'antichità dai suoi abitanti e dai signori della vicina Trento. La formazione di Werfen custodisce un giacimento di galena argentifera, un solfuro di piombo che contiene una piccola parte di argento. Nel Medioevo il principe vescovo di Trento avviò una coltivazione intensissima del deposito, convocando i migliori minatori e lavoratori dell'argento dalle regioni germaniche, i canopi dal tedesco Knappen. Con l'argento del Calisio si coniava allora la moneta di Trento. Le tracce archeologiche di questa industria estrattiva sono straordinarie, decine di migliaia di pozzi verticali, i cadini, e chilometri di labirintici cunicoli scavati a mano, le canope, attraversano l'altopiano trasformandolo in un paesaggio lunare. Dal Calisio proviene anche il rosso ammonitico, la roccia utilizzata per costruire la città di Trento fin dall'età romana. I famosi cubetti di porfido con cui sono lastricate strade e piazze provengono dal lembo settentrionale dell'Ecomuseo nel territorio di Albiano e Fornace. L'argento fu esaurito in pochi secoli a causa di una coltivazione di rapina, tanto che già nel 1637 lo storico Michelangelo Mariani riferisce che delle miniere non rimanevano altro che antiche vestigia. I tentativi di riapertura delle coltivazioni nel secolo scorso non andarono a buon fine, ma i rilievi dei geologi impegnati in quegli anni, primo fra tutti Giambattista Trainer, ci forniscono moltissimi dati sul giacimento e sullo sviluppo delle gallerie, che sono la base per le ricerche attuali. Fino agli anni 60 alcune miniere furono coltivate per la barite, un minerale bianco e molto pesante di cui nel Medioevo non si conoscevano le potenzialità e che viene impegnato in diversi campi dell'industria moderna. L'accesso alle canope è consentito solo se accompagnati da una guida esperta, una vera visita speleologica con caschetti e torce alla scoperta del mondo sotterraneo del Monte Calisio.